qualcosa pur vissuto, ben preparato in politica e teatro, lo sguardo assente di quello che è scoppiato. L'altro più giovane sembrava un ragazzino, uno tranquillo come tutto il suo passato, nei suoi ricordi quello che è stato, si innamorò di lei senza peccato. Lei guardava in giro, però capiva, avrebbe abbandonato tutto, ma per niente e per nessuno avrebbe dimenticato la sua bambina e ciò che è stato. Si trovarono tutti per discutere del fatto se fosse giusto o sbagliato ciò che era successo. Lui molto saggio cercò di analizzare, lei già sognava di essere per le scale. Qualcuno disse ha bisogno di star sola, non credo ci sia da aggiungere una parola. Un altro disse i tempi sono cambiati, la coppia è in crisi ed ecco i risultati. Lei parlava poco e non sorrideva, provava tutto così strano, ma per niente e per nessuno avrebbe dimenticato la sua bambina e ciò che è stato. E lui pensò cosa farò, quale via d'uscita troverò, tutto va male, tutto mi assale, il treno è perso, non lo prendo più. E pensare che sembrava così facile dividere tutto, anche quello che non piace. E lei se ne andrà con il suo caro fagottino, un vecchio sogno e il destino nella mano. Sarà difficile poter tirare avanti, sarà più facile che perdere tutti quanti.